Allora, signori e signori, amici, amiche, interisti in genere, oggi per le collaborazioni consuete oramai, perché visto che quasi ogni giorno c'è una collaborazione nuova, vi presento all'angolo dell'interista, Ciao a tutti risponderà ad alcune ragazzi. Ciao domande l'amico Diego, che ora si presenterà. Puoi ragazzi, presentarlo. sono Diego di All'Angolo dell'Interista e oggi siamo qui in un video un po' particolare in questa collaborazione con Gianni di Qualcuno piace Nero Azzurro. Perfetto. Allora, io non so se tu hai qualche domanda che vuoi pormi o parto io con una domanda, poi rispondi e mi fai tu una domanda in alternativa. Parti tranquillamente tu. Allora, la prima domanda che ti faccio io è, ti piace Spalletti? Cosa ne pensi? Cosa può portare all'Inter e soprattutto chi può portare all'Inter? Allora, Spalletti come allenatore c'è da considerare una cosa. Spalletti ha sempre militato, diciamo, nella Roma, bene o male in Italia, ha vinto in Russia, però questo io lo lascerei da parte perché è un campionato dove lo Zenit aveva la squadra più forte, dove dominava e quindi proprio lo lascerei da parte. In Italia con la Roma, soprattutto secondo me nel secondo periodo, ha dimostrato comunque 87 punti sono il record, credo, assoluto della storia della Roma, una cosa del genere. Quindi c'è da prendere in considerazione questo, però con una squadra come la Roma che non può essere all'altezza, ci va vicino, però si sa che andare vicino, poi ultimamente in questi giorni lo si sta dicendo parecchio, conta solo a bocce, quindi qualitativamente, essendo una spanna, diciamo, sotto la Juventus, bisognerebbe valutarlo con una grande squadra. E quindi adesso, col mercato che costruirà l'Inter, si potrà valutare veramente l'operato di questo allenatore che comunque, secondo me, è un buonissimo allenatore. Cioè, e poi noi dobbiamo tornare in Europa, è questo che conta. Non si può subito parlare di scudetto al primo anno, secondo Ah no, me. se dobbiamo garantirci uno dei quattro posti per l'Europa, per l'Europa che conta, penso che Esatto. Spalletti sia uno dei più meglio assai, per Dei più dirla. indicati, fosse arrivato per dire Conte, allora già lì si poteva parlare d'altro, però penso che per tornare nell'Europa che Se conta. posso dire la mia, credo che non sia tanto una questione di Conte o di Spalletti, ma dei giocatori che hanno entrambi, perché io penso che Spalletti abbia dimostrato nel tempo che non se ne frega nemmeno se Totti va a piangere in aramaico, quindi se un giocatore è in forma lo utilizza, altrimenti non lo utilizza. È la Ma è stessa giusto cosa per così. Conte, quindi si tratta solo di vedere che giocatori verranno messi a disposizione di Spalletti Sì, per sì, sì, capire sì. quale. Sicuramente sono due motivatori tutti e due. Comunque, io ti rispondo con questa domanda qua più riguardante la società. È vero che sì, si stava dicendo in questi giorni che sarebbe arrivata la firma, è una cosa o un'altra, però c'è troppo silenzio su quanto riguarda il mercato, o perlomeno comunque i nomi li fanno i giornalisti, però si sa che il più delle volte si crea una disinformazione più che un'informazione. Quindi qui dovrebbe entrare più che altro la società in azione e dare più chiarezza. Ti chiedo cosa ne pensi tu riguardo questo. Allora, io ho già fatto in un video mio precedente un'esternazione a riguardo, ho detto che per la prima volta mi ricordo ero da mare ed è stato un video che ha visualizzato tantissimo perché c'era la foto di una ragazza alle mie spalle, quindi è chiaramente quello che ha visualizzato, no? Certo. Però ricordo che avevo detto in quel video che per la prima volta non si sa assolutamente nulla del calciomercato dell'Inter e questa è una buona cosa a mio modo di vedere perché se tu, Juventus, vieni a sapere un obiettivo dell'Inter, puoi anche interferire. Se tu, Juventus, non sai assolutamente nulla degli obiettivi dell'Inter, non puoi interferire. Chiaramente va a scapito nostro, di noi giornalisti o di noi youtuber e di noi tifosi soprattutto, perché non sapere chiaramente ci crea tensione. Poi relativamente io la mia vita la vivo lo stesso, ci Sì, no, mancherebbe altro. dormiamo comunque, va bene. Perciò voglio dire, poi alla fine dei conti è una tensione che si crea solo sul canale, solo perché lo spot dello Juventino dice io ho preso già quello e tu non hai preso nessuno. Ma io penso che comunque il mercato sia legato alla cessione di due o tre grandi, due o tre giocatori che possano riportare quel famoso fair play finanziario a pari e poi si partirà con gli acquisti. Sì. No, Comunque se ne parla dopo il 30 gennaio, quindi è inutile far uscire i nomi adesso. no, beh, certo, i nomi gira e rigira, bene o male, sono sempre quelli. Sì, però
penso che Rudiger sia uno degli obiettivi, detto o non detto, oramai è conclamato a quanto mi pare. Nainggolan la vedo un pochettino più difficile, poi c'è Bernardeschi, vabbè, i nomi sono i soliti, poi ne parleremo singolarmente, parleremo dopo. Esatto. E io a questo punto ti pongo una domanda: cosa ne pensi se Mourinho prendesse Handanovic e Perisic dall'Inter e li portasse nella sua squadra? Beh, allora, per quanto riguarda Handanovic, io penso che in questi 5 anni sia stato anche fin troppo paziente, quindi dovesse arrivare una cessione di Samir sarebbe anche comprensibile, frutterebbe anche abbastanza, perché comunque vedendo il mercato che c'è adesso, anche un giocatore di 30 e più anni riguardo a portieri e difensori centrali fa comunque fruttare il suo giusto. Ci sono tanti portieri bravi in giro, quindi io penso che poi l'Inter nella storia ha sempre avuto dei grandi portieri, quindi su questo punto di vista, su questo piano qua, non sono preoccupato. Per quanto riguarda Perisic, dovesse andare via solo per 40 milioni storcerei un attimo un po' il naso, perché appunto mi rifaccio ancora sul fatto che, visto il mercato che c'è adesso, Perisic no, 52 milioni ha offerto al Manchester United, ero rimasto a 40, insomma. No, c'è stata una controfferta, l'ho detto. Di questa settimana sto perdendo dei colpi, ma è per via del lavoro e vari impegni, però io ero rimasto a 40 milioni. Se dovesse andare via per 52 milioni, ben venga, perché non sono pochi. Poi quei giocatori slavi lì, cioè, diciamoci anche poi la verità, chi c'è di veramente continuo? Cioè, mi viene in mente Modric, che l'abbiamo visto l'altra sera, e Rakitic, cioè sì? Rakitic anche del Barcellona, cioè, io penso che siano solo loro due, gli unici due slavi, perché poi la Croazia mi sembra dell'ex Jugoslavia quella più ricca di talenti, però di veramente continui, a me vengono in mente solo questi due nomi qua, io non ne conosco. Quindi anche la cessione di Perisic, diciamo che non mi farebbe neanche storcere troppo il naso, soprattutto per 52 milioni. Perfetto, allora abbiamo parlato di Perisic e Handanovic, baluardo che potrebbe andare via, Banega, per il quale sono stati offerti 13,3 milioni da parte dei Tigers del Messico, una formazione molto ambiziosa che punta ad avere grandi giocatori, e pare aver messo gli occhi su Banega. Cosa ne pensi? È il caso di dargli un'altra possibilità o ritieni che sia giusto lasciarlo andare via, visto come non è stato praticamente eccezionale in questo campionato? Ma io penso che Banega, come João Mario, ma come tanti altri giocatori in questa stagione, non abbiano potuto esprimere al meglio il loro potenziale, visto per João Mario nella nazionale, nello Sporting Lisbona, per Banega nella nazionale stessa, anche per lui e quando era al Siviglia, perché ci sono stati troppi fattori che hanno fatto sì che questa stagione non si potesse comunque dare una valutazione vera e propria dei giocatori che avevamo già in rosa e dei nuovi acquisti. Cioè, secondo me, già il fatto di non far giocare due giocatori insieme come João Mario e Banega, calcisticamente parlando, è un po' una bestemmia, perché chi ha i piedi buoni gioca sempre insieme. Dovrebbe essere sempre in campo, sì. Dovrebbero giocare sempre insieme. Quindi io penso che comunque, cioè, se dovesse essere ceduto Banega, ci sarà una plusvalenza. Questo è vero, perché tu l'hai preso a zero. Però a 13 milioni c'è una plusvalenza di 10 milioni di differenza tra quanto l'abbiamo acquistato, perché abbiamo pagato poco più di un milione noi. Senti, un'altra notizia è l'accordo raggiunto per la cessione ufficiale di Erkin, se ne va via, riscattato a 750.000 euro, è ufficiale, sì, non più ufficioso. Sono i primi 750.000 euro di calcio mercato che io non farò mai in tutta la mia vita, voglio aprire questa parentesi, però sì, questo è normale, però quando si arriva a parlare di 40, 50, 60 milioni, pensare a 750.000 euro che rientrano per Erkin è una cosa. Sono bricioline, in confronto per loro sono bricioline. Se poi volete darli a me, io non è che rifiuto, nel senso. Non li disdegniamo. No, diciamo. Io non li disdegno per niente. Comunque, sì, no, Erkin come Ansaldi dovevano essere i due giocatori, diciamo, cardine sulle fasce, perché
si doveva rifondare la situazione dei terzini, ma quest'anno siamo di nuovo punto e capo, perché Erkin l'abbiamo dato via subito, Ansaldi ha fatto una stagione altalenante con vari infortuni, varie prestazioni obbrobriose, alcune potrei dire. Sulla destra ha giocato D'Ambrosio, che si è guadagnato la nazionale, però francamente la nazionale, se mi impegnassi un pochettino anch'io in questo punto, me la guadagnerei anche io. No, dai, scherzi a parte, sulla destra non ci sono comunque grandi nomi. Ventura fa giocare Zappacosta, però io penso che D'Ambrosio possa essere un buon rincalzo in una grande Inter. Ma senti, facciamo un piccolo gioco. Sì. Allora, io ti dico i giocatori che se ne vanno, o che io presumo che se ne vadano, e poi alla fine chiudiamo col caso Gabigol, poi noi discutiamo dopo. Però noi, io ti dico i giocatori che se ne vanno e tu mi dici chi può arrivare al posto loro. Perfetto. Quindi, allora, io penso che sia sicuro oramai che se ne va Perisic, molto probabile che se ne vada pure Andanovic. Brozovic potrebbe andarsene, a meno che non decida di utilizzarlo come un Nainggolan della situazione, per capirci. E potrebbe anche riuscirci. Spalletti è un motivatore, potrebbe riuscirci. Non so quanta voglia hanno gli interisti di vederlo ancora un anno. Io personalmente no. Personalmente. Poi dicevo, vanno via Santon, che va probabilmente alla Samp o a West Ham, Nagatomo, che va alla Samp, e come dicevamo, Erkin è già andato via, Gabigol, che in prestito alla Spalmas, dovrebbe essere a momenti confermata il suo prestito. Sì. Chi può arrivare, secondo te? Allora, andando via Perisic, chiaramente c'è... 52 milioni sono una cifra importantissima, dovesse andare via, però è anche vero che gli esterni sinistri per quel ruolo lì, il 4-2-3-1, che io sottolineo più e più volte nei miei video, 4-2-3-1 è un modulo molto delicato, un modulo dove i giocatori sulle fasce fanno un gran sacrificio, sono giocatori di gamba, sono giocatori di dribbling che devono saltare per forza l'uomo, per forza di cose, sono giocatori che anche hanno quella potenzialità di rientrare sul proprio piede e di puntare la porta. È chiaro che perdendo un giocatore come Perisic, di grandi nomi si riducono poco, ci sono Royce, ci sono gli Hazard, però sono giocatori tutti blindatissimi che non possono lasciare e non lasceranno i club in cui sono. Quindi questa è proprio una bellissima domanda. O arriva un giocatore una spannettina più in sotto di questi qua, però di nomi in questo momento proprio per sostituirlo un esterno sinistro la vedo difficile. Per quanto riguarda Andanovic, avevo detto appunto il portiere, ce ne sono tanti bravi. Che onda, mi pare. Sì, ce ne sono tantissimi bravi in giro, basta che non ci puntiamo su Navas del Real Madrid, che l'altra sera si è preso il gol da Mandžukić, vabbè, secondo me se faceva bella, un passettino, una bella cosa il giocatore della Juventus, no, il gesto è bellissimo, no, ma il gol è bellissimo, non posso negare che ha fatto una grande cosa, un grande gesto tecnico sicuramente, però se avesse fatto quel passettino indietro prima, secondo me un calcio d'angolo ce la faceva, dai, 4-0 era più tondo, insomma, non me ne vogliono adesso perché io li sto punzecchiando tutti i giorni, però no, vabbè, per i portieri ce ne sono tanti in giro, e Brozovic francamente io lo mettevo fra i primi della lista in allegato con Perisic, perché sono giocatori che è quel vorrei ma non posso, però nel caso di Brozovic non è un vorrei ma non posso, è un vorrei ma non voglio, cioè proprio non ci siamo, cioè chiaramente e vabbè, con chi lo sostituiresti? Brozovic è un ruolo abbastanza delicato perché lui fa tanto l'esterno, cioè fa, mo è una parola grossa, fa, diciamo che non micchia tanto come esterno quanto come centrocampista. Chi prenderesti al posto suo? Brozovic, se fosse lì con la testa, sarebbe un giocatore di grandissima qualità, perché comunque da quello che avevo capito io quando era ancora in Croazia nella Dinamo Zagabria, giocava nella Dinamo Zagabria se non erro, comunque una di quelle squadre lì, lo utilizzavano addirittura come centroavanti. Poi chiaramente sa fare anche un po' l'esterno, non ha le caratteristiche di un esterno di grande livello come ho citato prima, perché ci vuole tanta gamba per fare quel ruolo lì. Uno di quei giocatori che io li chiamo i tuttocampisti, però i tuttocampisti, quelli bravi, sono proprio come Nainggolan, lui è un tuttocampista mancato. Sostituirlo, se dovesse arrivare appunto Nainggolan, sarebbe lui il sostituto
Vabbè, sostituirebbe tanto Panica quanto Brozovic, ne butti Sì, via due appunto, mezzi Nainggolan posti. è un tuttocampista d'eccezione, trequartista, sai, può stare un po' come spero che possa diventare con le dovute proporzioni, con i dovuti paragoni, Gagliardini, che secondo me io lo vedo molto bene in ottica futura. Non sto parlando di un fenomeno, però secondo me potrebbe diventare Sì, no, veramente. concordo anche io. Con un buon giocatore a fianco può essere No, un innesto importante per sicuramente. Panica. Poi contiamo che E Gagliardini ha la mia età, quindi. per la difesa invece vanno via Santon, Nagatomo, chi prendiamo sulle fasce, visto che Rodriguez è già andato a Milan a quanto pare. Sì, Rodriguez se n'è Chi andato a c'è? Di Milan. Maria, che comunque è un trequartista, non è un terzino. Chi dici scusa? Al posto dei difensori di fascia, Santon e Nagatomo che andranno via, Sì. chi prendiamo? Allora, sulla destra a me piacerebbe mantenere un po' questa italianità che si stava anche creando, c'era già in campo ovviamente c'era D'Ambrosio, che Andrea c'erano dei giocatori italiani, ma era figlio del momento questa cosa qua. Mi piacerebbe per esempio un Darmian che al Manchester United non gioca più, non dovrebbe rientrare più nei piani di Mourinho, in Italia giocava molto bene con il Torino. Darmian può essere una pedina di scambio, per quanto ne so pure io. L'altro Esatto. potrebbe essere Criscito, però per un'altra trattativa che c'è in ballo. Sì, dopo Criscito c'è da considerare che gli anni stanno passando, perché ogni anno Criscito era costato all'Inter come Kolarov. Ogni anno si parlava di Criscito e Kolarov. Non si sa il perché, poi dopo non sono mai arrivati, perché l'Inter è sempre stata brava a puntare questi giocatori, no? E a prenderli quando poi magari hanno 30, 31 anni, 32, per Senti, l'amor di Dio, però vabbè. io te la butto lì, e se puntassimo a un Rudiger e Felipe Anderson, Allora, adesso per quanto riguarda Felipe non prendessimo Anderson, chiaramente Nainggolan a quel punto. sì, per quanto riguarda Felipe Anderson, io penso che se la Lazio dovesse perdere Keita, cosa che a quanto pare sembra essere molto probabile, visto che Vai, vai, passa, non ti preoccupare. c'è la Juventus addosso su Keita Balde. E quando la Juventus punta questi giocatori qua è molto facile che se li porti a casa. Poi dopo io adesso non so se la notizia Ma ufficiale. quest'anno c'è l'Inter, i soldi ce li ha, non li ha Questo è persi. vero, questo è vero, questo è assolutamente vero. È chiaro che sì, avendo i soldi e non partecipando alla Champions, deve puntare molto sul marchio che ha e su appunto la disponibilità economica. Io non penso che la Lazio, perdendo un giocatore come Keita, si possa privare anche di Felipe Anderson. Che poi rifacendoci al discorso di Perisic, sarebbe veramente un ottimo esterno sinistro alla sinistra per quel modulo. E l'altro giocatore che avevi detto invece. No, i difensori in genere, stavo dicendo, ah no, se puntasse invece a prendere Rudiger per la Rudiger, sì, difesa. Rudiger. Cioè, allora, secondo me individualmente parlando, io Manolas lo vedo un pochettino più pronto. Mi piace come giocatore, mi piace un po' più roccioso, uno di quelli che fa sentire i tacchetti, come si dice in gergo, però. Molto, molto bravo, molto giovane. Rudiger, non lo so, non è uno di quei giocatori che mi ispira una fiducia abissale, cioè è molto duttile, si può giocare anche esternamente, ha un buonissimo fisico, sa anticipare anche bene di testa, è un buonissimo giocatore, però secondo me l'Inter deve proprio Non per il salto puntare. di qualità, no? Sì, manca quel salto di qualità che. C'è stato anche l'infortunio complice, c'è stato complice anche l'infortunio, però non li ho ancora visto fare. Cioè, l'Inter secondo me deve puntare su giocatori già fatti, come ho già detto in tanti miei video, giocatori del nostro campionato anche, che siano non per forza italiani, ma anche giocatori dei campionati esteri, ma già fatti, con un contorno di italiani in prospettiva, giovani che vengono dall'estero, ma per farli crescere in prospettiva, come fa la Juventus, che acquistando poi manda in prestito, ha un piano ben definito, ecco, diciamo. Cioè, secondo me bisogna puntare su queste cose qua. Va bene, allora io la nostra prima uscita la finirei a questo punto, ti do l'impegno per la prossima volta di prepararmi una formazione dell'Inter, quella che vorresti vedere, poi discuteremo insieme Sto di chi già giocherà. affrontando questa tipologia di video, ne ho già fatta una volta, è andato discretamente bene e la volevo anche riproporre, proprio. Ci sei cascato dentro proprio.
Va bene, allora in settimana non lo so perché gli impegni sono notevoli. Può darsi che a inizio settimana prossima ci potremmo Sì, anche perché no? rivedere. Io vado in ferie settimana prossima, ma nel senso Va inizio le ferie, poi però il viaggio lo faccio quella successiva. bene. Perfetto. Va bene, buona giornata e ci Grazie. vediamo. Un saluto da a qualcuno via Anche Cenerazzurro. a te e dall'angolo dell'Interista. Perfetto, buona giornata. Anche a te. Ciao. Ciao ciao.